Signore e signori, buonasera. Evidentemente non sono Paolo Mieli, però non è avvenuto un colpo di Stato di nessun genere. Mieli dovrebbe essere in arrivo, però dato che sono già le 5:15 mi hanno chiesto di avviare i lavori, poi cederò il posto al dottor Mieli quando sarà arrivato. Sono Saverio Ricci, collaboratore dell'Enciclopedia Italiana. Do il benvenuto alla casa editrice Salerno, alla famiglia Malato, ai tanti autorevoli esponenti della vita politica e culturale italiana che ci fanno l'onore di essere presenti qui stasera, e ai nostri graditissimi ospiti, i relatori, il professor Canfora e il senatore Zanda, e ovviamente l'autore. Insomma, non staremmo qui se non ci fosse l'autore, se non ci fosse questo prodotto della sua fatica intellettuale. Dunque, pregherei subito, immediatamente, il professor Canfora di prendere per primo la parola e di introdurci alla lettura di questo contributo storiografico intorno ad Aldo Moro. Grazie. Ecco, prodotto, è stata usata la parola prodotto, e l'influsso della terminologia sì. Universitaria recente. Quindi, esattamente. Purtroppo, ma voglio sperare che fosse usato con ironia, dato colui che l'ha pronunciato, sono convinto che tale fosse. Va bene. Or dunque, vorrei premettere qualche parola intorno all'autore, no? Perché lo merita. Dunque, il Mastro Gregori è uno studioso di storia, come diceva Cantimori, evitiamo di autodefinirci storici, siamo studiosi di storia. Egli lo è da tantissimo tempo. Potrei dire che si è manifestata la sua operosità, per esempio, intorno a un grande tema, Marc Bloch, di cui ha pubblicato anche un capitolo dell'Apologie pour l'Histoire che non era incluso nella edizione originaria. Ha pubblicato di recente I taccuini di Marc Bloch presso Aragno, cura da tantissimo tempo una rivista importante di storia della storiografia, molto curata, devo dire, e molto densa di contenuti e di documenti, che è una delle sue caratteristiche. E anche per tanto tempo la bibliografia storica, che a un certo punto è passata presso l'editore Saur di Monaco. Quindi poi i corsi che teneva alla Sapienza a Roma come professore a contratto, suppongo, nella vasta tipologia, no, dell'attività professoria del nostro paese, e i suoi corsi avevano anche preso forma scritta. Io ho avuto il piacere di riceverne alcuni da lui. Poi direi che Moro, il tema Aldo Moro, è uno dei suoi campi di studio, ambiti di studio prediletti, del che avevo documentazione diretta quando anni addietro lui ci fece la cortesia di svolgere un seminario essenzialmente filologico su alcune lettere, su alcuni passi attribuiti a Moro, risalenti a lui, del periodo della sua prigionia prima della morte, presso l'università, presso anzi la scuola di studi storici di San Marino. E forse per questo lui ha preso il coraggio che non gli manca di dilatare la ricerca fino ad un punto molto alto, cioè una ricostruzione biografica completa. E questo credo che sia il lato più importante da mettere in luce, perché una biografia non può risolvere tutti i problemi di una vita. Egli ha saputo dosare i vari aspetti, e quindi non bisogna chiedere al libro più di quello che il libro giustamente può dare. Mi fermo ancora un minuto sull'esperienza che ebbe a suo tempo dell'analisi testuale da lui condotta
e prospettata ai nostri allievi nella scuola di storia, perché era uno dei casi certi di autografo. Cioè il bravo e dotto Mastro Gregori ebbe la giusta intuizione di studiare un caso in cui si lavora sulle lettere, sui testi di Moro, non in fotocopia, ma in autografo. Cosa che ai filologi piace moltissimo, ma i filologi classici non hanno mai questa fortuna, perché non possono avere gli autografi. Forse gli studiosi di Dante prima o poi lo troveranno, ma non sappiamo, ma certamente noi altri no. E aveva anche messo a frutto un elemento interessante, che non era soltanto formale: diversi inchiostri, diversi strumenti scrittori, diverse redazioni che dimostravano come un determinato e cruciale testo fosse stato da Moro scritto in una prima forma, in una prima stesura, e sottoposto evidentemente al vaglio di chi lo teneva prigioniero, e poi ritoccato evidentemente su richiesta, suggestione, imposizione di chi aveva dominio su di lui. Quindi un episodio molto significativo dell'indagine, che poi è diventata questo libro che ora presentiamo. In questo caso potrei dire, e l'ho già preannunciato prima, i lettori desiderano sapere, credo, cosa pensa l'autore sulla fine di Moro, sulla dinamica tremenda che concluse la sua vita. E invece no, Mastro Gregori dà spazio a questo naturalmente, ma ci arriva ad un certo momento. Perché è importante, perché è giusto studiare la fase finale di un'esistenza in generale? Beh, direi poi in omaggio ad un motto greco che suona Thanatos biu categoria, che vuol dire che il modo in cui uno muore è la rivelazione di come è vissuto, o è la cartina di tornasole di ciò che uno veramente è. È un durissimo motto, Thanatos biu categoria. Mi è venuto in mente leggendo appunto questi drammatici, oserei dire, capitoli finali di questo libro. Poi aggiungerei un altro elemento. Ha fatto molto bene l'autore in questa biografia a prendere le mosse, nel primo capitolo, dalla fine, ma non dalla uccisione di cui si parla al termine, dal destino dell'archivio. E infatti credo che tra gli elogi che gli sono stati tributati largamente e giustamente ci sia, prevalga, l'attenzione a quel capitolo iniziale, nel quale egli descrive, dopo averlo studiato, i destini, le disavventure, le sparizioni parziali di questo importante archivio. I primi 13.000 fascicoli, che non sono una cifra piccolissima, no? I primi 13.000, quindi fa pensare che gli altri erano molti di più, infatti certamente lo sono. E segno della grande prudenza del nostro autore, tra breve farò l'elogio, ma anche la critica della sua prudenza, è che lui descrive un fenomeno allarmante. L'importanza di un archivio di quel genere non ha bisogno di essere sottolineata da me o da altri, ma la domanda che si impone è perché e chi è intervenuto per far scomparire così larga parte di quell'archivio, cioè cosa c'è dietro un'operazione di quel genere, e da lui peraltro assai minuziosamente descritta. Se uno chiedesse al termine della lettura qual è l'idea che Mastro Gregori si è fatta di Moro, perché in fondo anche quando uno legge Plutarco, no, la vita di Alcibiade, poi alla fine capisce che Alcibiade gli sta simpatico, oppure che magari non gli sta affatto simpatico. Comunque il biografo, perlomeno quelli antichi o anche tradizionali, hanno
questa inclinazione a rendere chiaro il proprio sentimento rispetto alla persona a cui hanno dedicato decenni di studi. E invece lui si astiene dal formulare valutazioni, non che non ne parli affatto, però esita, perché è studioso che si autocontrolla fino allo, direi, all'ascetismo, un temperamento lievemente ascetico. Dunque, perché dicevo questo? Perché una volta sola gli scappa però un giudizio, vuol dire che in quel momento non si è sufficientemente fermato. Questo proprio all'inizio, alla pagina 7, dove lui dice, en passant, direi quasi in una parentesi, la favola secondo cui Moro sarebbe stato ucciso per impedire che attuasse l'incontro politico col Partito Comunista Italiano, compromesso storico. Io ho avuto un certo disagio leggendo la parola favola, a parte che è una metafora naturalmente, ma perché una vasta, diciamo, corrente critica pensa esattamente questo. Ecco, io postultimo penso anch'io che quel fattore abbia pesato. Molto buona, secondo me, è la scansione. Evviva, caro. Questo è il vero Mieli, eh? Non è vero, non sono ancora io. Quello vero era più tardi. Bene. Dicevo, molto buona, a me pare, la scansione che lui, l'autore, indica ad un certo punto verso l'inizio del suo volume, quando dice che Moro ha dovuto, nella lunga sua carriera di politikon zoon, diciamo in senso aristotelico, affrontare due traumi, due forti scansioni che non sono soltanto della sua esistenza individuale ma sono della storia d'Italia. Per esempio la prima, che lo raggiunge quando è un ventottenne, quindi un uomo fatto, non c'erano i pedagogisti, quindi si maturava in fretta all'epoca, un uomo di 28 anni era a pieno titolo definibile un adulto maturo e responsabile, quando il giovane intellettuale cattolico, lui scrive, dovrà riorientarsi abbandonando un bagaglio ideologico ormai inservibile. Non che lui parli come Moro, che andava tradotto dall'italiano all'italiano, ma indubbiamente in questo caso lui vuol dire abbastanza chiaramente, direi, che dopo una meditata adesione al fascismo, alla cornice concettuale, politica, ideologica del fascismo, pur essendo un militante ovviamente della Federazione Universitaria Cattolica e cattolico militante egli stesso, il crollo del fascismo gli crea una cesura esistenziale rispetto alla quale riorientarsi, che è il verbo appunto che lui adopera giustamente. E a cosa si riferiva quando diceva questo, quando scriveva questo? Si riferiva alla produzione scientifica di Moro, enfant prodigio in certo senso, giovanissimo docente, molto apprezzato, corso universitario del 1941 all'Università di Bari, dove egli si è formato e insegnava, sullo Stato, 1941, lo Stato. E se noi pensiamo che la sua assidua frequentazione dei littoriali per la sezione dottrina del fascismo è un elemento di contorno non secondario per farci comprendere la polarizzazione sul tema lo Stato. E questo corso universitario poi è stato rifatto ed è uscito nel 1947, edizione un po' diversa rispetto a quella pubblicata
prima della caduta del fascismo. Poi c'è un elemento che io trovo apprezzabile anche dal punto di vista narrativo, e cioè un iusteron proteron, come dicono i retori. Nel racconto che egli fa, ad un certo momento viene citata in extenso, anche perché egli è espertissimo anche di un altro archivio, una lunga lettera che Moro scrive al suo amico di studi, che poi ha avuto una vita diversa e un destino politico diverso, Michele Cifarelli, fine dicembre del 1944, in morte del fratello Alberto, e che è una lettera che trasuda antifascismo, culto della libertà. La data è interessante, dicembre 1944. Cifarelli nel gennaio del 1944 aveva organizzato a Bari il convegno dei CLN, cui Croce tenne quel discorso memorabile di cui abbiamo parlato in questa sala vario tempo fa. Era un personaggio del Partito d'Azione. Moro era ormai alla ricerca di un suo nuovo destino politico. Mastro Gregori ha messo in luce testimonianze sulla sua richiesta di adesione al Partito Comunista Italiano. Poi registra anche il fatto che qualcuno pensa che fosse una forma di entrismo. Può essere. L'entrismo era un fenomeno, diciamo così, diffuso, ma io non me lo vedo Moro entrista, francamente. È un Moro alla ricerca di se stesso, di una nuova... nuovo orizzonte politico, mentale. Subito dopo questo capitolo invece si torna indietro nella narrazione e si ricomincia dai littoriali, la lunga carriera universitaria, eccetera. Perciò dicevo uno iusteron proteron, fino al punto che viene da lui narrato molto bene, lui, Mastro Gregori intendo, degli incarichi universitari del 41-42. Allora i professori incaricati, ma direi anche in tempi più recenti, dovevano avere l'avallo del ministero, per cui succedeva questa cosa buffa che si diventava professori incaricati, però poi alla fine, quando uno aveva finito le lezioni, il ministero diceva sì, sei incaricato di quella materia. Ora cambierà tutto, c'è un altro ministro che viene dal sindacato, quindi questo disagio sarà eliminato certamente. E perché lui cita questo, il Mastro Gregori? Perché Bottai, ministro nel 41, conferma, avalla tutti gli incarichi, fra cui quello per Moro, e dice a patto però che egli e tutti gli altri naturalmente dichiari la propria appartenenza alla razza ariana, va bene, e l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Quindi dice Mastro Gregori, evidentemente egli ebbe la tessera, però poi essendo uomo prudente cita un G. Campanini che nel 1988 scrive una biografia di Moro e dice non risulta la sua adesione al PNF, ma credo però che la missiva, il telegramma di Bottai sia dirimente rispetto a questo, e va benissimo. Questa narrazione dà l'idea di come Mastro Gregori ha costruito il racconto mettendo i vari tasselli sapientemente in una disposizione che accompagna il lettore a capire il personaggio in tutte le sue facce, che non sono pochissime, e tenendo conto delle scansioni storiche attraverso cui è passato. L'altra, credo, alla quale lui fa riferimento è non meno importante, anche se molto diversa ovviamente per gli effetti e per tutto quello che comportò, e cioè lo scontro, incontro generazionale alla fine degli anni 60. Moro, essendo proteso a capire il nuovo, è una delle caratteristiche fondamentali di quest'uomo,
lungi dal deprecare, inveire, arroccarsi o assecondare servilmente in modo demagogico, cercava di capire. E quello è un altro passaggio storico nel quale si è cimentato, e questa volta da uomo molto avanti nell'esperienza, anche politica, anche di docente, eccetera. Sintetizzerei quello che avevo in animo di dire, per non annoiarvi eccessivamente. Questo libro ha un punto forte, ed è tutta la ricostruzione, direi, degli inizia di Moro. Un punto debole è una zona molto opinabile, ma molto interessante. Punto di forza l'ho già raccontato, e insisto nel dire che è una delle parti più durevoli della ricerca condotta. Punto debole, secondo me, è lo sforzo di, nei limiti del possibile, spoliticizzare o sterilizzare la vicenda del sequestro e dell'assassinio, dando conto, nei limiti di una biografia che deve essere necessariamente sintetica, dei fatti, ma lasciando fuori dalla porta il più possibile le interpretazioni. La zona intermedia qual è? È la domanda da cui siamo partiti, e che all'inizio lui chiama una favola, un po' scherzosamente, penso: se Moro fosse davvero entrato in sintonia con il Partito Comunista Italiano di epoca berlingueriana, o se invece intendesse procedere, come Giolitti all'inizio del Novecento rispetto al Partito Socialista, ad una forma di coinvolgimento che era anche addomesticamento. È evidente che queste due possibilità per interpretare lo stesso fatto ci sono. Il paragone con Giolitti credo che sia lusinghiero, diamo una statura forse eccessiva, non lo so. Ma Giolitti, rispetto al Partito Socialista Italiano, ha agito in modo abile, trasformistico certamente, capendo che anche lì dentro c'erano forze che lui poteva coinvolgere e addomesticare. La stessa concessione di un suffragio quasi universale nel 12 in vista delle elezioni politiche del 13, che allarmò moltissimo Croce, disse: attento, un passo eccessivo, aveva quel senso, quello di dimostrare che non succedeva poi una catastrofe se si aprivano le porte del Parlamento ad un partito considerato fuori del sistema. E parte di esso partito effettivamente si accostò, fiancheggiò in certi momenti la politica giolittiana. Moro aveva fatto sapientemente questa esperienza dopo Tambroni, dopo il 60, con il centrosinistra e con i socialisti. Convivenza difficile, convivenza tormentata da vicende che sono note alle persone anziane, ma in certo senso, soprattutto dopo la fine degli anni 60, il fallimento dell'unificazione socialista e l'impoverimento anche numerico di quel partito, e quindi il minore suo peso nella scena politica, lo convinse che bisognava operare allo stesso modo verso un altro e ben più corposo interlocutore, che era il Partito Comunista, che peraltro per parte sua si trasformava, a parte che i soggetti storici non restano mai identici, mai, la storia è un movimento perenne, ma mi ricordo così, dato che c'è Paolo Mieli, ogni tanto ripasso le vecchie annate del Corriere della Sera, faccio questa ginnastica ogni tanto. Merita. Un bellissimo pezzo apparso all'inizio di settembre del 75 sul Corriere, che era un grande reportage sul Partito Comunista nei giorni in cui si faceva la festa dell'Unità, ed era una descrizione sociologica molto ben fatta della trasformazione molecolare, avrebbe detto Gramsci, di quella forza politica. Questo non sfuggiva a Moro, quindi quando
apriva il suo interesse e la prospettiva verso quel partito, sapeva che a sua volta quel partito diventava man mano un'altra cosa. Allora, dinanzi a questo, che è il nodo forse principale della biografia di questo uomo politico italiano, io credo che sia forse una questione come il sesso degli angeli, se Moro intendesse coinvolgere il Partito Comunista o volesse andare incontro al Partito Comunista. Perché dico una questione che alla fine diventa di inutile sottigliezza? Perché il dato politico era l'incontro, ed è questo che allarmò innanzitutto Henry Kissinger e poi l'amministrazione americana e poi ovviamente la CIA. Quindi quando si tratteggia a grandi linee uno scenario in cui tante vicende, non solo italiane, no, penso alla Grecia del 67, il Cile del 73, persino il sequestro De Martino del 77 e poi il sequestro Moro nel 78, tutta questa trafila di avvenimenti ha un senso, sì, ha un senso di crescente allarme per un incontro che ancora mal visto negli Stati Uniti d'America non doveva accadere. Effettivamente il traumatico e brusco modo di interrompere la vita di Moro bloccò storicamente quello sviluppo. Io credo di aver rubato più tempo di quanto fosse consentito, quindi se altre cose si potranno dire dopo le diciamo in un secondo momento. Grazie. Grazie a Luciano Canfora, al Senato. Sì, io passo direttamente la parola a Luigi Zanda, perché poi mi riservo, visto che non ho fatto l'introduzione, faccio la conclusione. Così. Allora, buonasera. Come ho detto al dottor Malato e ad Anna Maria Malato, che ringrazio molto, se avessi immaginato che questa presentazione sarebbe arrivata in questo momento, avrei detto che non mi era possibile partecipare, perché devo confessare non di non aver letto il libro, ma di averlo letto nei ritagli di tempo serale, quindi un po' pizziche e bocconi. Quindi ne parlerò con questo tipo di conoscenza. Premessa, dico anch'io che, dunque, qua intanto sì, l'autore del libro è quello a cui noi dobbiamo naturalmente l'onore di aver scritto un'opera di questa importanza, ma diciamo che il secondo autore del libro, la casa editrice, che l'ha voluto, che l'ha commissionato e che ha dato all'autore, da quel che vedo, un mandato molto, molto aperto. Perché il libro è una biografia molto densa, che va letta e va anche riletta. Pensate che ha più di 100 pagine tra note e bibliografia. Le note hanno un dettaglio di grandissimo interesse, perché praticamente ci sono delle parti del libro in cui quasi in ogni riga rimanda una nota nella quale sono indicate le fonti da cui è stata tratta la notizia, o anche soltanto un piccolo inciso delle vicende che sono raccontate. Quindi è un libro che io penso che sia importante. Certo, forse non risponde, ha detto bene adesso il professor Canfora, non risponde, ma non credo che fosse negli obiettivi dell'autore rispondere alle domande capitali, cioè di chi sia stato realmente Aldo Moro e quali siano state le ragioni prime del suo sequestro e poi del suo assassinio. Però devo dire che fornisce moltissimi elementi per i quali ciascuno di noi può avanzare nelle sue ipotesi,
nei suoi convincimenti. E per me è stato anche, scusate un inciso personale, è stato anche in qualche modo faticoso leggere questo libro, perché io ho avuto la fortuna di incontrare anche molte volte personalmente Aldo Moro. Negli anni 70, in alcune, alcune parti degli anni 70, io ho collaborato in modo molto stretto con Francesco Cossia, che ha avuto con Moro un rapporto personale, stavo per dire un rapporto personale intimo, ma non si usa questa espressione per i rapporti politici, comunque molto 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 intenso. E attraverso quindi Cossiga ho conosciuto Moro e l'ho incontrato in molte circostanze, l'ho incontrato qualche volta negli intervalli a teatro, l'ho incontrato al cinema, lui era un grandissimo frequentatore di sale cinematografiche, l'ho incontrato qualche volta al cinema e l'ho incontrato molto spesso a Via Savoia, perché c'è stato un periodo, così che era ministro dell'Interno, quindi parliamo prima del sequestro, in cui molte volte alla settimana, la sera, a chiusura del lavoro, così che andava a trovare Moro nel suo studio di Via Savoia. E io l'accompagnavo sempre. Ed era molto, per me era una cosa, io ero molto giovane e certamente non sufficientemente maturo per quel tipo di incontro, però la cosa che mi colpiva in tutte le circostanze, ma in questi ultimi in modo particolare, è il tratto di Aldo Moro, il tratto personale, cioè la straordinaria cortesia. Io a Via Savoia venivo messo ad aspettare che Cossiga finisse il colloquio con Moro nella biblioteca, che era una biblioteca noiosissima, perché praticamente c'erano sulle pareti soltanto annuari della carriera diplomatica, perché lui era stato ministro degli esteri, quindi dopo averne letto un poco, sapevo da vita, data di nascita di tutti gli ambasciatori, ma insomma non andavo più in là. Però la cosa che mi aveva colpito sul piano personale, per me aiuta a descrivere un po' la personalità di Moro, che terminato il colloquio, si apriva il colloquio tra Moro e Cossiga, si apriva la porta dello studio, loro entravano nello studio e io m'alzavo per andare via, Moro entrava, si metteva seduto e si fermava 5 minuti a parlare con me, con Cossiga che stava dietro di lui e friggeva, non capiva per quale motivo questo stesse a perdere tempo con una... Perché dico che è importante? Perché è un elemento che ne tratteggia quello che mi sembra fosse un suo punto di personalità molto importante, cioè era una persona che aveva molto riflessiva, molto attenta, molto curiosa, era una persona di straordinaria curiosità. Ed era curioso praticamente di tutto. Ricordo che quando uscivamo da Via Savoia in macchina, io chiedevo così, ma scusa, ma di cosa avete parlato? E così quasi sempre mi diceva, lui mi fa continue domande sui movimenti studenteschi, sulla protesta, erano anni terribili, come voi ricorderete. Era curioso di capire quali fossero le ragioni, quali fossero le dimensioni del fenomeno, quali fossero, mi sembra una cosa, un tratto molto, molto molto importante. Il professor Canfara ha detto che Mastro Gregori forse si autocontrolla, è probabile, è possibile, gli autori poi si autocontrollano su questioni di questo genere, storia contemporanea, è molto, molto difficile, però il libro è un libro franco, che non fa sconti. Il primo capitolo del libro è veramente descrive una parte di Moro su cui io non voglio soffermarmi e alla quale tra l'altro personalmente direi che non attribuisco una grande importanza se non sul piano della descrizione di quello che era un costume politico di quei tempi. Però insomma
è una molto dettagliata descrizione di rapporti di un certo Zanatta, io non ricordo chi fosse, che però era un tale che Moro frequentava, che aveva rapporti con grandi enti pubblici, con società, il problema, lo scandalo dei petroli, insomma c'era un problema di denari. C'è un problema di denari e dice a un certo punto Mastro Gregori, scrive, dice: le spese dell'ufficio di Via Savoia, gli stipendi degli impiegati erano coperte con assegni del petroliere tal di tali, sostenitore tal di tali, girati a Freato, eccetera, eccetera. Quindi, lo dico, poi questo tema ritorna in vari punti del libro, quindi è un libro che non fa scoccio, cioè descrive anche un aspetto della sua vita, della sua, che è questo, e dice in vari incisi, con nomi e con cognomi, poi sempre l'autore del libro, che questo costume era compagno di analoghi diciamo frequentazioni da parte anche di altri partiti di maggioranza e di opposizione. Quindi c'è stiamo parlando della società politica italiana degli anni 70. Sulla vita e la storia politica di Moro il libro è molto dettagliato e ci fa capire tanto una personalità che ha avuto una partenza incerta, perché risulta da documenti e da testimonianze che Moro avesse chiesto prima l'iscrizione al PSI, poi l'iscrizione al PC, adesso non c'è scritto, non ho trovato insomma la notizia per il quale motivo queste iscrizioni poi non avvennero, se divennero negate o comunque non ebbero termine, e poi andò nella Democrazia Cristiana. E questo è un tratto che lo sottolineo, perché riparlo un attimo di Cossiga. Anche Cossiga una volta mi disse, cioè, sai, quando io ero ragazzo io sarei potuto scrivere tranquillamente la DC o al PC, perché avevo una insomma, perché c'era, insomma, la parte, diciamo così, la politica sociale, ve la semplifico in questo modo, erano i tempi della dottrina sociale della Chiesa, vicino, c'è bisogno di dirlo. Poi ho scelto la DC per un ragionamento sulle alleanze internazionali. Io preferivo stare di qua piuttosto che di là, e l'attenzione, che la famosa frase morotea, l'espressione morotea, strategia dell'attenzione, che è stata letta in vari modi, la mia così molto superficiale interpretazione era un'attenzione a due parti della vita del nostro paese negli anni 70, una parte politica e una parte, diciamola così, sociale. La parte politica era, Moro, e risulta qua, da Mastro Gregori, e su questo lo ripete varie volte, molto esplicito, Moro aveva la convinzione che la storia andasse da quella parte. E la sua diciamo, attenzione a come si muovevano le masse, i popoli, l'opinione delle grandi, lo indirizzava in quella direzione. E poi strategia dell'attenzione anche rispetto, l'ho detto prima, ai comportamenti di questo ribollire dei giovani su questo gigantesco fenomeno che negli anni 70 ha caratterizzato la società italiana, che non soltanto quella italiana, naturalmente, perché è stato un fenomeno anche in qualche modo mondiale, ma che da noi ha avuto delle dimensioni molto particolari, ha avuto maggiori e più lunghi eccessi che da altre parti. Mastro Gregori cita, a proposito, parlando nel capitolo dove tratta del sequestro, cita il sequestro Schleyer del presidente della Confindustria tedesca, ma so, quindi anche in Germania ha avuto
ha avuto le sue violenze anche molto, molto serie, ma il tempo e la durata sono stati molto brevi, molto più brevi che da noi, sia perché lo Stato ha reagito in un modo più brutale e l'ha liquidata con molta brutalità, sia perché evidentemente le radici erano molto meno diffuse, molto meno ampie. Ma erano tempi nei quali la violenza era una violenza di tipo totalmente diverso, non sto facendo nessuna equiparazione, però c'era la violenza in Gran Bretagna per l'Irlanda del Nord, la violenza in Spagna per l'Ira, per i Baschi, la violenza in Francia, la protesta francese, che poi in parte è stata anche una scintilla che poi si è andata avanti, si è diffusa, da qui sono partite molte cose. I rapporti tra tutto questo non esistevano, forse tra l'Italia, fra le Brigate Rosse e la RAF tedesca, i rapporti c'erano, gli altri rapporti non so se è qualcosa con la Francia, però c'erano dei punti di contatto che, per quel che io ne so, non sono stati ancora chiariti, cioè giravano armi che un traffico che allora era molto meno diffuso di quanto immagino sia ora, e quindi dobbiamo dico tutto questo per dire che la strategia dell'attenzione rispetto alla protesta in genere, quella più acuta e quella meno acuta, da parte di Moro era un segno di consapevolezza, cioè un segno di consapevolezza vera di che cosa stesse accadendo nella società italiana. Il libro dedica, e non potrebbe essere diversamente, molto spazio ai rapporti politici di Moro dentro il suo partito e ai rapporti politici di Moro all'interno del sistema politico italiano. E qua non voglio dilungarmi molto, però che cosa, a parte che vedo delle connessioni anche con la, adesso dico due parole con la storia contemporanea, attuale del nostro paese. Che cosa mi ha colpito? Che in un sistema politico molto, molto variegato, erano i tempi del quadri, penta, esa, partito, erano quei tempi là, con una classe dirigente politica di grande livello, avendo avuto Moro molti rovesci politici, cioè successi e molti insuccessi, periodi di auge e lunghi periodi invece di poco potere, poi alla fine lui ha avuto una posizione di grande egemonia nella politica del paese. Ha avuto una posizione di egemonia che è andata molto, molto oltre a quella dell'egemonia nel suo partito, pur contrastato all'interno del partito, pur contrastato all'esterno del partito, perché i suoi rapporti con i socialisti, cioè, non erano dei rapporti di grande amore. Però nonostante tutto questo lui è riuscito ad avere, insomma, lui è morto nel momento in cui un suo disegno politico, che possiamo giudicare ciascuno come crede, io penso nella tenaglia che adesso ha descritto Luciano Canfora, cioè se il rapporto con PC fosse un rapporto, diciamolo sincero, se non ricordo che cosa, come l'hai qualificato, insomma sincero o servisse ad addomesticare il PC, mi sembra che questa fosse la tenaglia. Io devo dire, mi attengo un pochino a quello che ha detto lui poi, perché e penso che in questi casi si possa anche essere sinceri, cioè penso a lui, che fosse un disegno che aveva come obiettivo uno sviluppo della democrazia, cioè che avesse come obiettivo andiamo a una democrazia compiuta, e cioè abbiamo una parte del paese che non è nel
nel sistema democratico, perché è esclusa dal governo, per farlo entrare io uso questa formula, e la uso un po' perché ne sono obbligato, in quanto rappresento un partito che, come disse lui, cito a memoria in una saletta, noi non siamo più i padroni del destino del paese, quindi una cosa del genere disse, un po' perché quindi non c'ho il, non ho più il, la, noi non abbiamo più la possibilità di governare il paese senza di loro, ma la uso, la nobilito, diciamo, questo, dicendo che voglio far crescere la democrazia inserendo un partito che la condizione internazionale escluderebbe dall'Italia, perché il, diciamo, la Yalta italiana escludeva il PC dal governo, lo voglio infilare dentro il governo con questo tipo. Quindi io devo dire, nel dilemma rapporto sincero o tentativo di addomesticamento, sceglierei l'interpretazione che ha dato Moro stesso. Allora, perché dico adesso, inciso, perché la lettura del libro mi ha fatto pensare ai nostri giorni? Perché gran parte della storia in filigrana sulla politica di quegli anni, che il libro descrive in ragione di Moro, ma che noi possiamo leggere anche in ragione della storia d'Italia, è dovuta anche a scelte, diciamo così, di carattere istituzionale. Cioè c'è tutta una serie di passaggi sulla discussione, sul dibattito, sulla scelta tra un sistema elettorale maggioritario e un sistema elettorale proporzionale, con in una parte consistente la scelta del sistema proporzionale, una parte molto lunga della storia del nostro paese, con la conseguenza del sistema proporzionale, naturalmente, della necessità di fare governi di grande coalizione. Governi di grande coalizione dai quali deriva governi, coalizioni nei quali i partiti fatalmente non possono che dividersi in correnti, perché nei governi di coalizione conta sempre il marginale, la parte marginale delle forze politiche. Come molto interessante la ricostruzione che fa sempre Mastro Gregori delle modifiche dei regolamenti della Camera. Modifiche dei regolamenti della Camera, lui racconta, ed è la verità storica, fatte da Andreotti e Ingrao, se non mi ricordo chi fosse, ma forse era Andreotti e Ingrao, ma comunque fatte per aumentare la base, allargare la base del parlamentare, cioè mettere, dare un pezzo, uno spazio maggiore alle opposizioni, perché i regolamenti alla fine sono usati. Naturalmente in tutto questo c'è un punto che io credo che poi forse sia il punto vero che va approfondito, e che è soltanto la storia, come ha detto Canfora, e gli studiosi di storia, non gli storici, soltanto gli studiosi di storia potranno sciogliere, che è quella dei rapporti internazionali. E questo perché io non, naturalmente non mi azzardo a parlare a fare congetture, perché è un argomento talmente serio che del quale non si possono fare congetture riguardo al sequestro, quindi non si possono fare, sono state celebrati nel nostro paese molti processi, ci sono state varie commissioni parlamentari d'inchiesta, quindi non c'è niente da dire, però si può descrivere l'ambiente, quando Mastro Gregori a un certo punto dice e parla dell'inizio di quegli anni, inizio di quegli anni 70, di quei tremendi anni 70, quando dice in più occasioni come ministro degli esteri, Moro, tra il 70 e il 72 gli diede parere favorevole all'espulsione dall'Italia di agenti sovietici, cecoslovacchi e bulgari che a quanto pare organizzavano e dirigevano gruppi eversivi come quello di Feltrinelli, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è tutto. Poi insomma la cosa prosegue. Allora, erano anni nei quali appunto il presidente della Confindustria tedesca, e poi dopo, insomma, le cose sono anche continuate.
Poi c'è stato, ci sono stati insomma, i grandi delitti, alcuni riusciti, altri non riusciti, in Europa sono stati molto importanti, perché noi abbiamo avuto le stragi, di cui sappiamo, grazie a Dio, quasi tutto, e abbiamo avuto i delitti politici. Beh, quindi abbiamo avuto poi il tentativo di assassinio del Papa. Abbiamo avuto un episodio in Bulgaria che riguardava Enrico Berlinguer, di cui so poco, so che c'è stato, ma so poco. E abbiamo... allora, insomma, erano anni in cui non si facevano complimenti. Quindi, diciamo, credo che questi siano degli anni che vadano investigati, delle cose che vadano, dei quali gli studiosi di storia dovrebbero ancora esercitarsi. Il Canfora ha toccato la questione a proposito del sequestro, dell'assassinio, dei rapporti di Moro e dell'Italia adesso con gli Stati Uniti. Insomma, là la cosa, insomma, è un esercizio difficile, perché poi se andiamo a lavorare sul tema di cui prodest, insomma, ci sono perlomeno, sono vari cui prodest a cui potremmo andare a riferirci. Siccome anch'io, come Luciano Canfora, non voglio staccarvi dopo, mi fermo qua, se c'è tempo ripiglio. Grazie. Io ritengo che il fatto di non essere, quello di Mastro Gregori, un libro che parte, come tutti quelli che sono stati scritti su Moro, dall'ipnosi derivata dall'uccisione, dal terribile rapimento e uccisione di Aldo Moro, argomento che hai trattato, ma non ha l'effetto ipnotico che ha avuto su tutti i libri scritti fin qui, sia direttamente su Moro, sia quando hanno trattato il personaggio Aldo Moro nel complesso di libri sulla storia della Prima Repubblica, è il più notevole pregio di questo libro. Proverò a spiegare perché. Io penso che non esistano libri di storia definitivi, tranne quelli scritti dal professor Canfora, però tutti gli altri sono livelli successivi di approssimazione, e penso che quello di Mastro Gregori, per quello che riguarda Moro, sia il primo mattone di un modo di trattare Aldo Moro senza quell'effetto ipnotico. Perché parlo di effetto ipnotico? Perché lo storico che tratta di Aldo Moro, avendo in mente l'ossessione di dover spiegare attraverso la storia di Aldo Moro chi fu a ucciderlo, inconsapevolmente deve fare i conti, e lui non lo sa che lo sta facendo, con quella che è stata la sua tesi. Ed è molto semplice: se era comunista, che sono state la CIA, se è anticomunista, che sono stati i russi. E quindi lui non lo sa, ma ha ragione, e le cose non gli, cioè è un giudizio dell'epoca che gli si è introiettato dentro. E noi oggi non lo sappiamo, né se ci sia stata la CIA, perché sai, tu dicevi Kissinger, ma Kissinger faceva parte dell'amministrazione precedente, cioè di quella Nixon-Ford, e lì c'era l'amministrazione Carter da 2 anni quando fu rapito. Ora, conoscendo come funziona il ricambio nell'amministrazione, già Kissinger scrisse semplicemente che si era annoiato e quasi addormentato perché non capiva la traduzione dei discorsi di Moro, e questa fu... Lui ha dato altri dettagli, sì, da pagina 185 e 193. E quali sono questi dettagli di Kissinger? Ma comunque Kissinger era fuori, capisci? Cioè Kissinger avrebbe dovuto dare ordini, è come se Obama nell'amministrazione Trump desse ordini, perché lì fra l'amministrazione Nixon e quella di Carter ci fu una cesura notevole, diciamo, per il modo dell'estromissione di Nixon. E quindi ipotizzare che il segretario di Stato di Obama, durante l'epoca di Trump, ordini l'uccisione, insomma, è possibile, eh? Io non nego. Si chiama reductio ad absurdum.
Insomma, chi la fa la riduzione? Si può esasperare, ma no, esasperare. No, perché la continuità dei servizi, ma sì, ma è la cosa che va al di là del cambio delle amministrazioni, è ovvio. Beh, insomma, comunque adesso è un'idea. Ma io penso invece che sia possibile, probabile la mia una riduzione ad assurdum, però è possibile anche, devi consentirlo, che l'idea che tu hai sepolta, senza sepolta, confessarla neanche a te stesso, di come sono andate le cose, funzioni, ti faccia quadrare dei conti che non quadrano come spesso nelle visioni. La verità è che noi non abbiamo elementi su come fu ucciso Moro, quali furono, anzi abbiamo degli elementi, come ha detto Zanda, sappiamo tutto della parte ufficiale. Secondo me difficilmente, avendo studiato come fu ucciso Lincoln, come fu ucciso Kennedy, poi negli anni arrivano dei fantasiosi scrittori che aggiungono dei particolari, ma di cose che possono dirsi comprovate storicamente non ce n'è. E se ce n'è qualcuna è di parte sovietica, ma sono poche, scarsi, io non le prendo neanche in considerazione. E comunque giudico che per la storia di Moro, per la storia di Moro, che giudico importantissima per la storia della Prima Repubblica, perché secondo me la Prima Repubblica ha avuto da parte della democrazia tre personaggi di enorme statura, che sono stati Andreotti, Moro e Fanfani. La generazione successiva, quella dei De Mita, dei Forlani, è di statisti eccezionali, ma non a livello dei primi tre, cioè di giganti della politica mondiale, ma non esattamente, e non voglio mancare di rispetto a esponenti democristiani, cioè quelli anche perché loro si trovarono a vivere un'epoca storica, che è proprio quel passaggio che vi ha colpito, voi che avete parlato prima di me, del passaggio fra la fine dell'epoca fascista, in cui furono attivi tutte e tre, stranamente, per la Vulgata il più refrattario, in quella il più conciliante fu Fanfani, il più refrattario fu Andreotti, Moro, Moro non si può dire che sia stato un vibrante antifascista in quel periodo. E poi questo particolare che anche a me ha colpito, che venisse omesso o poco trattato in tutti i libri scritti su di lui o marginalmente su di lui, sul fatto che prima è un dirigente, il capo della Fuci, e quindi un personaggio a contatto con papi, futuri papi, con l'altro, poi lascia in modo non aggraziato questo incarico ad Andreotti nel momento in cui deve fare il servizio militare, poi ricompare a Bari, nella Bari liberata, così, e ha quelle incertezze, non sappiamo perché furono rifiutate, però quelle incertezze sono testimoniate dai segretari dei partiti socialista e comunista dell'epoca, ed è difficile avere dubbi, perché si sarebbero dovuti inventare macchinazioni complicate, furono addirittura cercate di usare durante il governo Tambruni come arma di ricatto nei confronti di Moro, perché siccome non si sapevano queste cose, si seppero dopo, chi le sapeva provò, ne parla il libro di Mastro Gregori, provò a darle in mano sia a Tambruni e probabilmente finirono anche in mano a Gronchi, perché avesse un'arma di ricatto nei confronti di un giovane esponente democristiano, che anzi il segretario della Democrazia Cristiana, che in quel momento che doveva decidere se ritirare la delegazione democristiana e far cadere il governo Tambruni. Quindi una storia complessa, importante, ma la cosa più importante è che questo libro, non avendo l'ossessione dell'uccisione di Moro, è un colpo di piccone, perché esiste ancora un paese, Maglie, dove esiste una statua di Moro che porta in tasca l'unità. Allora, la costruzione organizzata, che Maglie è la sua città di nascita, non è una cosa qualsiasi, cioè la costruzione per cui qualcuno ha fatto passare che Moro era un aspirante all'incontro con i comunisti fin da giovane, quando militava nel Partito Nazionale Fascista, e che lungo la vita sempre perseguisse, e che quando stava sul punto di realizzarlo lo uccisero, un complotto voluto
per le rami dagli Stati Uniti ostili a questo incontro, secondo me se qualcuno inizia, non dico ma a metterlo in discussione, secondo me non fa danno alla riapertura del caso di rivisitazione di Moro. Esiste ancora quella statua ed esiste ancora nella vulgata questa storia di Moro che è ucciso perché stava proprio portando Berlinguer alla vicepresidenza del Consiglio, alla presidenza del Consiglio. È semplicemente una non verità. Chiunque abbia vissuto in età consapevole quegli anni non può che ricordare che Moro era una persona, io nel trattare proprio del libro di Mastro Gregorio ho riferito di altri giudizi che si trovano in libri su Moro di quell'epoca, che erano giudizi selvaggi di antipatia, odio. Moro era quello che andò in Parlamento a difendere la DC per fare Lockheed. Moro è stato e se qualcosa si può, sicuramente è stato un fermo fautore dell'apertura ai comunisti, ma non si ha assolutamente prova del fatto che volesse andare oltre, anzi in tutte le trattative, perché come voi ricorderete i governi Andreotti furono tre, uno successivo all'altro, con passaggi graduali dei comunisti dall'astensione al voto a favore, poi doveva essere... E Moro morì, Fucci fu rapito e ucciso, proprio quando stava facendo digerire ai comunisti il boccone più amaro, che gli avevano promesso tre ministri indipendenti nel governo per dargli una rappresentanza, per dire che e glieli avevano ritirati il giorno prima, come in una di quelle solite trattative. E c'era una discussione nelle sere prima che Moro venisse rapito, perché i comunisti si domandavano: ma come facciamo ad andare avanti con questa promessa disattesa? Era fatta pubblica, non era una promessa. Quindi, insomma, se ammesso che volesse portare i comunisti al governo, che stesse, e che gli americani avessero, potevano pure fidarsi dei tempi di Moro, nel senso che sarebbe avvenuto nell'anno 5000, non c'era bisogno di accelerare. E quella notte che lo rapì, quella mattina che lo rapirono e lo uccisero, lui stava tirando via una sedia ai ministri comunisti, non stava introducendo l'Italia in una democrazia popolare. Io ritengo un altro eccesso. Certo. Democrazia popolare. No, dico però non è che, ma no, sì, ovvio, parlo solo per paradossi. Diciamo che il suo modo di favorire quell'approccio, ma del resto, come voi sapete benissimo, fu ugualmente dello stesso tipo, diciamo, il modo con cui la Democrazia Cristiana aprì, per così dire, i socialisti. L'apertura dei socialisti è durata un decennio, dal 53, quando Nenni diede i primi segnali, anche lì poi dopo aver ricevuto il premio Stalin, appena morì Stalin si ricredette, lo restituì tre anni dopo. Poi tre anni dopo, siamo nel 56, comincia tutta la lunga, appunto, restituisce il premio Stalin dopo la rivoluzione ungherese, anzi il 20° congresso e poi la rivoluzione ungherese. Poi si incontra con Saragat a Pralognan nell'estate del 56. Poi passano altri quattro anni terribili in cui non si sa mai se entra, se entrano, se danno una... E tutta questa fibrillazione. Gronchi, nessuno lo ricorda o nessuno ricorda abbastanza, aveva nominato Tambroni presidente del Consiglio per fare finalmente, perché era un tipo più deciso, l'apertura a sinistra, perché era quello che avrebbe dovuto portare i socialisti al governo, siccome quelli tardavano per le lentezze, per le vischiosità, per la mancanza anche di serietà, di interlocuzione a entrare, fece il governo con i Missini. Quindi figuratevi che cos'era l'Italia. Allora nell'autunno si ricominciò, ci fu il governo Fanfani, e prima di arrivare all'ingresso bisognava aspettare il dicembre del 63, più di dieci anni dopo la morte di Stalin. Dico, sempre polemizzando maliziosamente,
che potevano, tanto quelli ci mettevano 10 anni a farli entrare poi alla maniera, alla fine esame. Dei rapporti di forza, perché nelle elezioni del 76 erano state un punto sì. molto avanzato, nel 75 le regionali erano state sconvolgenti, quindi la velocità certo. certe volte è dettata dai numeri. Però allora potevano farlo subito invece di aspettare dal 76 al 78. Nel 78 la DC aveva dimostrato che ci sapeva fare nel trattare con i comunisti, che li sapeva ben pilotare, che aveva i suoi canali, che aveva stabilito con Fernando Di Giulio, che allora era il capogruppo comunista della stampa, un rapporto, scusa, alla Camera, un rapporto eccellente, più che eccellente, e che, insomma, che, e poi comunque non c'era un dominus unico, cioè Moro nella DC non rappresenta, era sicuramente un punto di riferimento, era molto molto probabile che l'avrebbero eletto Presidente della Repubblica, però insomma la DC era ancora, erano ben vivi Andreotti, era ben vivo Fanfani e c'erano scalpitanti tutta la generazione che viene dopo. Ma non voglio fare io l'errore che mi sono complimentato con lui di non aver fatto, dico che quello che viene fuori, innanzitutto ci ha colpiti a tutti e tre, lo dico a Gigi Zanda, questo capitolo iniziale, perché anch'io mi sono domandato ma come mai, leggetelo per favore, almeno il capitolo iniziale, fate questo sforzo, comprate il libro e leggete il capitolo iniziale, perché, sì, perché è tutto un viaggio nella complessità, non è che si dà a Moro, assolutamente, è un libro il più rispettoso nei confronti di Aldo Moro, sia chiaro, però si dà conto di tutta la vicenda che poi portò al coinvolgimento di Freato con personaggi, vicende, storie. Insomma, era un uomo, lui e la sua corrente, dentro gli affari della gestione della macchina dello Stato, e per chi ha studiato la storia della fine degli anni 50 e dell'inizio degli anni 60 sono cose note, La presenza di Moro nelle vicende dello scandalo Ippolito o la nomina, quando dopo la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la nomina dei vertici di Stato, sono capitoli fondamentali nella vita di Aldo Moro, e purtroppo con la visione semplificata alla Monumento di Maglie fa sì che venga passata perché ritenuta forse imbarazzante, non lo so, sconveniente, e non si può saltare completamente nello scrivere la vita di un uomo politico, un capitolo così fondamentale che ha portato poi il suo braccio destro in galera, anche se poi, come sono le cose italiane, se ne è uscito. E poi c'è, rispetto al profilo della descrizione di Moro, c'è una mancanza di linearità che si percepisce, nel senso che Moro è vero che nei confronti poi del Partito Comunista, in funzione di questa visione parlamentare di apertura, così, è il più spedito, ma è anche vero che al momento invece della costruzione del rapporto con i socialisti è quello che frena, è quello che pone dei dubbi, è quello che cerca di tenere unita la DC. Moro, pur diventando poi presidente del governo di centro-sinistra, il primo governo, quello che vi ho detto che nasce nel dicembre del 63 con Nenni vicepresidente del Consiglio, diventa presidente del Consiglio di quel governo con la stessa logica con cui Andreotti diventerà presidente del Consiglio del governo di unità nazionale. Cioè diventa presidente del Consiglio in quanto uomo che è un punto di raccordo, se non di freno. È un modo, è una delle modalità, per questo io ti dico che gli americani potevano stare tranquilli, se chiamavano me... Tu ne sai più di me. Sì, esatto. se mi chiamavano, guarda, purtroppo non hanno fatto. Allora, e questo ritardo poi produce delle vischiosità. Altra cosa strana è che quando poi Moro finisce il governo di centrosinistra, che per lui fu un trauma, non so, farai paragoni con l'attualità, ma la fine del governo di centrosinistra, quello fu un vero trauma. Moro che fece? Moro accettò di andare a dirigere la commissione esteri e da lì cominciò a fare una riflessione per cui si ripresentò 5 anni dopo sulla scena politica. Non aveva quei tempi maledetti che vi date voi, che immediatamente
immediatamente, volete il giorno dopo, scherzo, anche te non mi accusare di essere troppo malizioso, però conoscevano i tempi della pausa, i tempi della riflessione, i tempi di un'elaborazione a lunga gittata, e durante quei tempi, adesso recentemente ho letto Carteggi di Ugo La Malfa, che poi sarebbe stato diventato lui sì più aperto di lui nei confronti dei comunisti, ma lo odiò e scriveva di Moro delle cose terribili. Quando si dovette fare poi nel 75 il governo Moro-La Malfa, ci vollero diversi ambasciatori per far fare da pace aerea a due uomini che si erano mancati anche di rispetto con gli sgarbi allusivi che solo una storia attenta da studiosi di storia può ricostruire. Basta, non la voglio fare troppo lunga, però dico queste cose solo per raccontare quanto è nociva la visione sotto l'effetto della cosa certo più clamorosa successa ad Aldo Moro, per un racconto aderente alla realtà. E anzi dirò di più, io sono convinto che facendo e rifacendo più volte la storia di un uomo come Aldo Moro, proprio ignorando come andò a finire, cioè riscrivendo la storia, ignorando come andò a finire, senza fare neanche menzione, ci si avvicinerà di più a capire cosa è accaduto veramente, come andò a finire, perché alcuni presero certe posizioni e altri non presero certe posizioni, che partendo da quell'ossessione. Cioè la partenza dall'ossessione non ci porta lontano, ci porta a dover fare i conti con le nostre congetture interiori senza che neanche ce ne siamo consapevoli, per cui che sono i rischi più gravi nel fare la storia dei tempi che si è vissuti. Mentre invece, anche avendo lui vissuto, sia pure sguincio, i tempi del rapimento e dell'uccisione di Moro, ha avuto la franchezza di farlo, ripeto, trattando il delitto, ma trattando la vicenda in modo più realistico e aderente alla realtà. Devo dire che io non ho mai avuto un grande amore per Moro, ma proprio per questa. La prima volta che ho amato Moro è leggendo il tuo libro, e quindi, ma sì, perché ho visto una cosa che non mi suonava fasulla, posticcia, come tante volte mi era suonata leggendo di Aldo Moro, e non parlo degli ultimi libri usciti che sono migliori, ma insomma più volte mi è capitato di leggere delle cose che non stavano in cielo in terra, mentre invece di lui ho capito la complicità, ho capito la gioia, il dolore, questa è la cosa strepitosa di Moro. È uno che passa da successi clamorosi giovanili, per cui quando va la Costituente Togliatti si accorge di lui e sostituisce il comunista che ha la Costituente con Renzo Laconi, che forse voi avete conosciuto, un deputato di cui Togliatti aveva grande stima, molto attento, perché tallonasse direttamente Moro e vedesse bene che cosa faceva, poi diventa segretario della DC, poi cade miseramente, poi diventa presidente del Consiglio, poi ha una caduta che sembra che la sua vita politica sia distrutta per sempre, poi torna a presiedere il Consiglio e non è una gran cosa, ma torna a essere presidente della DC. Insomma, è uno che prima della morte ha conosciuto un'evoluzione politica innanzitutto, e poi una caduta, una capacità di risorgere sempre, ecco, osservando i tempi, con la riflessione, che mi hanno portato a fare anche considerazioni sull'attualità, che però non vi dirò. Grazie. Posso aggiungere qualcosa? Posso aggiungere qualcosa, Paolo? Posso? No, scusate, io aggiungo però perché Paolo Mieri mi ha sollecitato e vorrei aggiungere qualcosa. Poi magari chiedere anche a Mastro Gregori se ho capito bene, perché allora, a parte il fatto che a differenza di Paolo Mieri, io invece Moro, diciamo, l'ho amato, uso il termine suo, l'ho amato. E l'ho amato principalmente per una caratteristica personale che ho cercato di illustrare, per il suo tratto,
e l'ho amato per il suo pensiero, cioè in un tempo e in un paese dove, come diceva prima Canfora, si conta per i numeri, per le correnti e per i partiti, lui in un momento difficilissimo della storia d'Italia ha avuto l'egemonia per il pensiero, per un'idea politica. Cioè c'è stato un pensiero nel momento che della storia d'Italia che ha avuto più forza dei numeri. La seconda cosa che vorrei dire, lo dico a completamento adesso di quel che dice, che ha raccontato adesso Paolo, il Mastro Gregori spiega bene che Moro era un leader democristiano, non è mai stato niente di diverso che un leader democristiano. E anche in alcuni momenti un democristiano che avanzato sul piano dei rapporti politici, sul piano delle politiche, molto prudente. Ai tempi del divorzio, del referendum sul divorzio, mentre tutti i leader democristiani si schieravano, Mastro Gregori spiega che Moro prudentemente non si impegnava. Quando negli anni del 75-76 Cossiga andava a trovare per parlare della smilitarizzazione della polizia, che Cossiga voleva e poi fece. Cossiga mi disse più volte che Moro gli diceva ma vai prudente, non è una cosa delicata, stai attento prima di passare. Quindi lui, per come io ho letto il libro e per quel che ho capito, lui aveva una visione politica che lo spingeva verso sinistra, ma lo spingeva in un certo modo, diciamo, da anticomunista, cioè da non comunista. Quindi da anticomunista. E direi che la grandezza di Moro sta proprio in questo. Cioè non era un assimilato, era uno che diverso, rimaneva diverso, ma capiva che in quel momento della storia d'Italia era necessaria una politica che andasse in una certa direzione. Questo è, credo che sia il punto politico con cui va interpretato. Poi dopo sul resto la parola, se tu vuoi. Ora tocca all'autore. Prima a te, se vuoi giungere. Se devi precisare. Sui tuoi pensieri? Sì. Non si è mai detto. Non si è mai detto. No, sentiamo allora, l'autore che giustamente freme. Eccolo. Ecco. Buonasera a tutti, intanto grazie davvero di tutta questa attenzione, non solo appunto i relatori, gli studiosi di storia, alla fine è per questo che scrivono i libri, per trovare lettori di questo tipo e per trovarne altri, insomma per avere un po' di attenzione. Di questo vi ringrazio, siete vedo anche delle persone in piedi, insomma. E non so se possiamo mandare quelle foto, perché io come un po' omaggio alla figura di Moro, visto che ne parliamo, ho pensato di dare ai nostri ospiti dell'enciclopedia una specie di sequenza di immagini di Moro, e che sono diciamo quasi tutte raffiguranti la persona nelle varie situazioni. Appunto facevo presente all'ambasciatore Armellini che è in sala, che ce n'è una in cui c'è anche lui probabilmente 50 anni fa, tra queste ce n'è una che non è di Moro e raffigura, adesso forse ci arriviamo, raffigura un minatore col canarino, eccola qua, per una combinazione l'abbiamo trovata subito. E perché il minatore col canarino? Perché Virginia Woolf, in un saggio sulla biografia, ha scritto che il biografo è un po' come il canarino del minatore. C'era questa usanza nelle miniere, nelle vene sotterranee non ventilate, di lasciare in una gabbietta un canarino e vedere se c'erano gas pericolosi. Finché il canarino era lì vivo, significava che si poteva continuare a scavare. Allora, perché il biografo? Perché, dice Virginia Woolf, e sono due righe che però mi piace leggervi,
perché il biografo va in esplorazione davanti a noi, come il canarino del minatore, saggiando l'atmosfera, pronto a segnalare le falsità, le cose irreali e la presenza di giudizi convenzionali superati. Mi permetterei di aggiungere a quello che dice la grande scrittrice che il lavoro che fa il biografo, a parte quello del canarino, è anche un po' quello del minatore, nel senso che si scava parecchio, si lavora, si sporcano un po' anche le mani. Però la sostanza è un po' questa, e ho apprezzato moltissimo quello che diceva il nostro moderatore Paolo Mieli, che nel libro non si cade nel fascino dell'ipnotismo dell'uccisione. In sostanza quello che io ho creduto di dover fare è stato cercare di essere giusto con questo personaggio, cioè intendiamoci, non si trattava soltanto di restituirgli qualcosa, ma anche di togliergli qualcosa. Adesso mi spiego meglio, cioè far vedere Moro in una luce realistica significa prendere atto che quello che tutte le persone con cui parlo, hai scritto il libro su Moro, benissimo, ma come è andato il sequestro, che è successo, chi l'ha ucciso, è evidente che per noi, nella nostra diciamo attualità, nel momento presente, questa è la domanda dominante. È evidente però che questa domanda dominante, che riguarda un ostaggio e una vittima, prima ostaggio e poi vittima, e che è una domanda centrale, è una domanda importante, non so fino a che punto ce ne potremmo veramente disfare, comunque è una domanda importante perché è il potere italiano umiliato, e ciò rimanda alla storia, diciamo, degli anni di piombo, per farvela breve, e questo ulteriormente rimanda poi alla domanda su come è stata combattuta in Italia la guerra fredda. Quindi dicevo, questa domanda dominante ha deformato l'immagine di questo personaggio, cioè ci ha portato considerarlo in questi panni. Materialmente i brigatisti tolgono il doppio petto scuro che Moro porta sempre e gli lasciano la camicia aperta sulla canottiera. Per cui nel momento in cui viene preso la mattina del 16 marzo e nei giorni successivi si produce una trasformazione molto rapida e molto, diciamo, dannosa per capire veramente chi è quest'uomo che ha fatto nella sua vita. La trasformazione da un personaggio simbolico più o meno sconosciuto in ostaggio, in vittima, e quindi vittima poco eroica, vittima che scrive delle lettere che non sono quelle dei condannati della Resistenza, e così via. Lo fissa in quella posa, il drappo delle Brigate Rosse alle spalle. Perché dico quasi sconosciuto? Facciamo un passo indietro. È stato richiamato che per disguincio, diciamo, come ha detto il moderatore Mieli, ho vissuto quel tempo del sequestro, però come tutti voi mi ricordo la mattina famosa in cui Moro fu rapito. Io ero a scuola, la nostra professoressa del ginnasio era una probabilissima elettrice o di centro o di destra o democristiana o direttamente di destra. Entrò piangendo all'ora della ricreazione, noi chiaramente stavamo lì a chiacchierare dei fatti nostri, entrò piangendo e dicendo: hanno ucciso 5 poliziotti. E noi: perché? Perché hanno rapito Moro? Ma Moro, diceva la professoressa, quello se lo portassero pure via, a me non me ne importa niente, mi dispiace dei 5 poliziotti. E questa era una persona tendenzialmente conservatrice, moderata. Allora riportiamoci alla carica simbolica proiettata sulla figura di quest'uomo e a quanto era poco amato, a quanto era, se volete, pur essendo sostanzialmente sconosciuto, quanto era odiato, disprezzato, eccetera. Allora, il problema qual è? Ho cercato di rivestirlo, cioè rimettergli il suo doppio petto, cioè parliamo del Moro, uomo di potere, e parliamo della storia del potere democristiano in Italia. Insomma, in sostanza è stato un po' questo. E nel primo capitolo, questo
far vedere innanzitutto Moro col doppio petto, si esprime nella sequenza iniziale, cioè che lui sta in macchina scrivendo l'ultimo articolo, nel momento in cui lo sta correggendo c'è l'attacco brigadista, questo articolo va a finire in un archivio, quello suo privato di Via Savoia, che poi viene sottoposto a successive manipolazioni fino appunto ai giorni nostri. Questa è la prima storia, quindi grande attenzione per le sue carte, per la dimensione diciamo concreta del suo potere, dei rapporti del suo ufficio con il potere politico suo, insomma della sua attività politica. E subito dopo, e questa è diciamo una sequenza che riguarda la fine della sua esperienza, subito dopo una sequenza che riguarda l'inizio, cioè la storia del finanziamento torinese a Moro attraverso Freato, che permette a questo già importante deputato pugliese di fare una specie di salto di qualità all'interno del partito, cioè centinaia di milioni dell'epoca portati a De Gasperi perché Olivetti diventi presidente dell'IRI. Questa storia qui è totalmente nuova ed è un esempio che faccio di storia sparita dall'archivio privato di Moro, che era ovviamente, quando ci si mette in una prospettiva realistica, la ricostruzione del potere democristiano in Italia dovrà affrontare una pluralità di storie di questo genere. E questi sono i due momenti. In mezzo, tra l'inizio appunto che è quello degli anni 53-54 e poi la fine del sequestro, c'è la carriera politica, c'è la carriera politica di quest'uomo. La sua vita in generale, adesso io non posso né vorrei abusare un po' dell'attenzione di cui vi ho ringraziato all'inizio, però almeno una specie di mappa vorrei provare a renderla schematicamente, cioè la vita di Moro si divide in due trentenni, diciamo, in due blocchi di trent'anni. Quindi la sua dimensione propriamente politica in realtà appartiene soltanto al secondo blocco, perché negli anni fino al 46, a parte appunto i primi 10 o 15 su cui non sappiamo niente e che invece sarebbe interessantissimo saperne qualcosa, è la vita del militante cattolico di Azione Cattolica, del dirigente di Azione Cattolica e dello studente studioso che presto diventa professore, molto precocemente diventa professore di diritto penale e di filosofia del diritto. Quindi questa è una carriera da laico, laicato cattolico e universitario. Poi c'è la svolta del 46, la svolta del 46-48, lì cominciano i 30 anni successivi, 30-32 anni successivi della vera e propria attività politica, ma anche questi 30 anni in realtà sono divisi in due blocchi. C'è un primo ventennio che arriva fino al 68, in cui la fase è ascendente, la carriera di Moro cresce prima la sua dimensione all'interno del partito e nello Stato, eccetera, ma cresce con una prospettiva precisa, cioè la formazione del centrosinistra. Quello che resta sono gli ultimi 10 anni, che in assoluto è il periodo più difficile da capire, sono gli anni in cui tutto questo processo, diciamo questa linea un po' finalistica della creazione dell'alleanza di centrosinistra va in frantumi, e a quel punto diciamo che cominciano veramente i guai, perché la prospettiva di Moro è quella del centrosinistra. Quindi d'altronde lo dice esplicitamente: io sono sempre stato nella tribuna elettorale del 75, un giornalista glielo chiede perché le cose si mettono male, poi ci sarà il tracollo della Democrazia Cristiana, o meglio insomma lo slancio del Partito Comunista nelle regionali del 75, ma lui lo dice: la mia prospettiva è quella del centrosinistra, quello che succederà dopo
si vedrà, è come se lui fosse una specie di naufrago del centrosinistra negli anni 70. È chiaro che aveva enormi capacità di adattamento, di riflessione, ma la sua dimensione è quella. E vengo quindi al discorso del PC e del quello che molti, diciamo, dei miei primi lettori hanno trovato interessante come il tema centrale. Diciamo che su tre, qui mi sembra che ne ho convinto uno solo, quindi la proporzione non mi darebbe, insomma, non ne sono particolarmente convinto che Moro non puntasse effettivamente a far entrare il PC nel governo. Quindi di questa proporzione non sono particolarmente orgoglioso, però è anche vero che se non vi ho convinto con il libro non vi posso convincere adesso, però qualcosa posso dirla, qualcosa la posso dire. Per esempio posso dire che mi è stata raccontata per tradizione orale che viene da Marco Follini, da Corrado Guerzoni, che Guerzoni faceva questa battuta, cioè che ci sono gli uomini che per tenere, diciamo, i pantaloni alla vita mettono la cinta e quelli che si mettono le bretelle. Moro, secondo Guerzoni, era uno che si metteva sia le bretelle sia la cinta. Questo per dire che tipicamente conservatore meridionale come natura sua, aggiungiamoci anche ideologicamente, qui ci sarebbe tutta una abissale questione sulla sua fede cristiana, diciamo, aggiungiamoci la dimensione di penalista, di giurista penalista piuttosto conservatore, e poi la sua qualifica, che gli americani non gli hanno mai misconosciuto, di profondamente atlantico. Gli americani sono molto tranquilli con Moro, non hanno mai veri dubbi. Naturalmente Kissinger deplora il fatto che Moro rivolga la parola ai comunisti, ma non ha mai dei dubbi sulla parte dalla quale Moro milita. Anche Berlinguer è passato nell'intervista del 76. Sì, beh, penso che Kissinger su quello ci avesse qualche dubbio in più, però appunto fatti so, però sto cercando di recuperare un po' di spazio con voi che siete quelli non convinti, cioè con queste caratteristiche evidentemente il suo profilo è quello di un anticomunista, e gli accordi che Moro voleva fare li voleva fare all'interno della DC per tenerla unita. Naturalmente nella situazione elettorale che c'era con il Partito Socialista che si era sfilato dall'alleanza, ma il problema, diciamo, l'orizzonte di Moro è contemporaneamente cercare di utilizzare il PC in un coinvolgimento amplissimo, parlamentare, ma recuperare il PSI. Più avanzati equilibri, no? Certo, ma quella era la posizione di De Martino, cioè la sua era quella di utilizzare il PC in ambito parlamentare, ma recuperare il PSI. La sua prospettiva è quella del centro-sinistra, quello che restava del PSI, o comunque il PSI, e lavorare con Craxi. Questa è ci sono contatti, ci sono carteggi. No, Craxi è il segretario dal 76, Moro ci lavora. Era un'altra persona rispetto al Craxi vero. Sì, però ci lavorava, cioè il famoso episodio sotto via Savoia, che arriva il direttore Di Bella del Corriere e lo minacciano, cioè da Di Bella va lì perché Moro gli deve dire: tu devi curare i socialisti, devi promuovere i socialisti. Secondo me naturalmente erano colloqui molto lunghi, ma è Di Bella che dice: mi ha convocato per consigliarmi di curare di più i socialisti. Poi le cose cambiarono al Corriere. Sì. Questi sono un po' i fatti, ma secondo me, e poi chiudo, l'argomento principe è il senso che Moro aveva dell'egemonia della DC. Quella del PC era un'egemonia alternativa che lui assolutamente non poteva ammettere. In questo, nel libro, troverete, se avrete voglia, grosse novità sul rapporto con Fanfani,
che diciamo tradizionalmente è visto come una specie di soprattutto come avversario di Moro, come più conservatore, eccetera. Invece il diario mostra molto chiaramente che i due lavoravano insieme e il loro orizzonte era quello dell'egemonia della DC. Con tutti questi elementi, io non lo so, insomma, secondo me è evidente che il progetto era una specie di coinvolgimento parlamentare, in attesa che riprendesse il centrosinistra. In realtà quello che poi è successo è questo, però è chiaro che chi si oppone a questa tesi dice che tutto questo è successo perché c'è stato il sequestro di mezzo. Mi fermerei qui. Grazie, io non do la parola a nessuno. No. Qualcuno vuole? E due parole, proprio due, dai, per amicizia. Sì, lo dobbiamo. Però no, venite. Ah no. Il ritratto che avete dato di Moro non corrisponde alla verità. Allora, due sole cose. Moro era profondamente cattolico, tutti i giorni andava a messa e faceva la comunione, era proprio allineato sulla politica della Chiesa. La seconda cosa, lui parlava di convergenze parallele, lui diceva le masse cattoliche e le masse comuniste si incontreranno nel lungo termine, ma ci aveva chiarissimo questa cosa, ce l'aveva proprio chiara, non lo voleva fare subito, non lo voleva fare ed era chiaro. Grazie. No, Antonello. Sì, sono Antonello Falomi, ex parlamentare. Ma io vorrei che si evitasse che per paura dell'ipnosi si finisca per smettersi di interrogarsi diciamo attorno alla questione chi e perché ha ucciso Moro, perché sarebbe un'ipnosi di segno opposto, ma sempre in ipnosi sarebbe. Io per consuetudine familiare con Franco Rodano ho avuto molte occasioni di discussioni con lui, in particolare attorno alla vicenda della crisi del governo delle astensioni fino all'assassinio di Aldo Moro. Ora, lui aveva un'opinione che ha espresso in modo molto preciso in una intervista, forse credo che sia l'unica intervista concessa da Franco Rodano, che come è noto non concedeva interviste a nessuno, concessa a una rivista piemontese che si chiama Nuova Società nel gennaio del 1982. Ora, lui sostanzialmente che cosa dice? Dice che il 2 dicembre 77 c'era stata la grande manifestazione dei metalmeccanici e nel gennaio si aprì la crisi del governo delle astensioni. Ora, di fronte diciamo a questa crisi, Berlinguer avanzò l'ipotesi di un governo PC-PSI con l'astensione democristiana. Lui però commenta questa questione dicendo: la pose appunto solo come ipotesi, non come proposta operativa sulla quale incalzare la Democrazia Cristiana. E ciò perché, secondo sempre Franco Rodano, nel momento decisivo noi fummo, quando dice noi, dice il PC, fu dominato, diciamo così, dalla destra interna. Se invece che semplice ipotesi quella del governo PC-PSI con astensione democristiana fosse stata la proposta politica del Partito Comunista, ciò avrebbe consentito a Moro di battere le resistenze della direzione del suo partito e diciamo di sostenere che a quel punto tanto valeva fare entrare i comunisti nel governo, perché il tema era se dovevano entrare dopo la crisi del governo delle astensioni nel governo o meno. Fu quello, dice Franco Rodano, un errore grave della maggioranza del gruppo dirigente del Partito Comunista, un errore di strategia, non solo di tattica. Moro così, sostanzialmente, vi devo leggere il testo perché trovò in mano solo una generica affermazione di principio e non fu in grado di spuntarla sui suoi. Dice, e lui in questo, poi nei colloqui avuti con lui, lui era convinto che il dialogo tra PC
di Berlinguer e la DC di Aldo Moro fosse un dialogo sincero e non un dialogo, come dire, strumentale a un come dire, coinvolgimento giolittiano, chiamiamolo così come l'ha definito il professor Canfora, era talmente convinto di questa, dice, tant'è che in qualche modo Moro tentò di riaprire i giochi, diciamo, nel momento offrendo al PC una carta, diciamo, sia pure in condizioni difficili, che era quella di proporre un governo, quello di Andreotti, che il PC non poteva assolutamente digerire e avrebbe votato contro. Proprio da questa ipotesi lui dice che si sarebbero riaperti i giochi. I giochi non si riaprirono perché Moro fu rapito e assassinato. Volevo una, se su, dalle carte risulta, diciamo così, che su questa ricostruzione, che naturalmente è una ricostruzione da un punto di vista politico, però abbia o no un fondamento. Il prossimo dibattito ne parliamo però, perché Moro che ascolta la proposta di un governo Berlinguer-Craxi, lo voglio proprio vedere, capisci, la faccia che deve aver fatto, se per fortuna qualcuno lo bloccò questa proposta, perché quelli vanno là e dice facciamo un bel governo Berlinguer-Craxi e con voi astenuti, che era il partito di maggioranza relativa, la DC, era stravagante come proposta. Vabbè, grazie. Scusate, grazie mille. Abbiamo fatto portare.